oggi pattern. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Bentrovati ragazzi. Oggi continuiamo la serie dell'incisione, il corso di incisione, con una parentesi molto attuale e molto divertente. Creeremo un timbro per creare delle fantasie modulari, quelle che graficamente e in gergo si chiamano pattern. Ve ne ho pubblicato uno stralcio su Instagram. Mi seguite su Instagram? Non seguite Arte per te su Instagram? No! Malissimo! Cercate Arte per te, lì troverete tutte le anteprime ai miei video e tutte le informazioni su quello che vado facendo durante le mie giornate, tutte sotto forma di foto o di stories. Allora, vi aspetto su Instagram, non mi fate aspettare, mi raccomando, venitemi a trovare. Anzi, stoppate il video e andatemi a cercare. Siete tornati? E allora possiamo ricominciare il video. Cominciamo il video spostandoci sul piano da lavoro e andando a creare insieme il nostro timbro per stampare pattern. Ed ecco l'occorrente per creare i miei timbri per pattern. Allora, dei tappetini siliconici, ecco qua. Ragazzi, se volete fare dei moduli piccolini, vanno bene anche le gomme da cancellare, quelle in silicone, quelle bianche per intenderci, è la stessa identica materia. Quindi, se invece volete fare dei moduli un po' più grandi, cercate questi. Io questi li ho presi da Tiger, due tappetini a, mi pare, 2 euro e qualcosa. Non ne sono certa sul prezzo, ma costavano pochino. Poi dei timbri colorati, io qui esemplifico con un bel rosso. Poi ho un bicchiere di carta perché voglio fare una forma circolare, quindi mi avvalgo di potenti mezzi tecnici. Quindi un tagliabalza, una penna di queste tipo china per scrivere sul silicone. Poi le sgorbie e il tappetino da taglio. E poi un foglio di carta da recupero e una matita per creare il nostro soggetto. Come prima cosa voglio creare una piccola forma tondeggiante e la farò esattamente qui, approfittando del fatto che ci sia l'angolo, e comincio a creare il primo dei miei moduli, che sarà appunto rotondo. Infilo il tagliabalza e con movimento continuo e perpendicolare traccio il perimetro del cerchio. Poi, una volta tracciato il perimetro, elimino la porzione in eccesso. Adesso invece creo un quadrato che sia alto 4 cm per 4 e per questo mi aiuto con la base da taglio e il righello. Adesso scelgo i disegni che voglio includere all'interno del mio quadrato. Per esempio, io qui, assolutamente a mano libera, faccio una cornice in rilievo. Con l'aiuto del righello, qua devo arrendermi alla riga dritta, prendo 2 cm dal centro su ogni lato della diagonale e poi un centimetro misurato, mezzo centimetro da una parte e mezzo centimetro dall'altra, sempre sulla diagonale a croce, e questo servirà per arrivare a segnare il centro e fare questo lavoro. 1 2. Perfetto. All'interno costruisco un rombo. Comunque voi su internet motivi ne trovate veramente quanti ne volete. È arrivato il momento innanzitutto di incidere la cornice. Questa vi consiglio di farla col tagliabalza perché tanto è dritta. Con il tagliabalza
incido anche i miei petali, poi incido il quadrato in mezzo. Adesso con una sgorbia piccola comincio ad eliminare le parti in eccesso, cercando di essere più precisa possibile. Incido obliquamente lì dove avevo fatto l'incisione e poi un po' più avanti verticalmente, in modo da tirar fuori una porzione senza lesionare in alcun modo il bordo. Guardate, voilà, questo mi dà la possibilità poi di andare più con agevolezza con le sgorbie dalla punta un po' più grande, senza paura di rovinare il soggetto. Ecco, in pratica adesso ho un margine per entrare e eliminare le parti del disegno che non mi servono. Il primo timbro è pronto, adesso procedo scegliendo un disegno per il secondo. Su questo invece andrò a creare delle curve in modo del tutto casuale e scomposto. Potrei continuare per ore ed ore a creare pattern, per esempio con i rimasugli, non buttateli assolutamente, no, ma create altri piccoli timbrini. Per esempio da questo piccolo quadratino potremmo togliere semplicemente qualche sezione e un altro timbro è fatto. Perché non è tanto la complessità del singolo timbro, quanto la bellezza dell'assemblaggio in pagina del modulo. E tra un po' proveremo anche questo, oppure con un altro rimasuglio, e anche questo è bello e pronto per essere usato. Prendo una carta ben sostenuta, in questo caso uso una Fabriano Bristol, prendo i miei timbri, prendo i tamponcini con l'inchiostro. Innanzitutto facciamo delle prove di timbratura. Vediamo proprio come sono venuti. Provo il cerchio verde. Ok. Mi avvalgo di una base in plexiglass. Voilà! Che bello! Proviamo quest'altro. Wow! E già, guardate come nasce un pattern. Bellissimo, ma ora proviamo quello piccolo piccolo. Vediamo un po'. Questo lo metto così per dritto.
Non è fantastico? Adesso mi sono fatta il timbro. Sono una testina, come dice mio marito. Ecco qua. Pressate bene, l'unica cosa da attenzionare è una buona pressatura avanti e dietro e tirare. Mi piace comporre i pattern, mi piace pensarli come... Questo sembra un biglietto stile Liberty, guardate che bello. Hanno sempre questa allure retro che conferisce loro fascino, carattere, e poi il fatto di poterli combinare veramente in 2000 modi tra di loro li rende preziosi, perché per esempio io adesso ho combinato questi, potrei combinare anche questo per esempio, cioè è una possibilità infinita di creazione attraverso dei pezzi che in realtà sono finiti, perché voi avete i singoli timbri, ma poi guardate. Ed è una fantasia in crescendo, perché la cosa prende proprio veramente strada facendo, e anche delle sbavature eventuali, qualunque cosa succeda, ok, questo è il modulo, poi qua ricomincerebbe uguale, capito? E quindi qui si creerebbe un gioco di angoli e al centro potreste metterne un altro. Insomma, è una storia infinita e bellissima, una storia che parla di creatività, fantasia, ripetitività, quindi la possibilità di reiterare continuamente i vostri pezzi, di combinarli tra loro, di creare semplicemente anche un modulino nuovo e rivedere tutta una collezione di pattern che avete già creato. È un metodo molto stimolante per la creatività, e anche questo assemblare, questo accorpare per moduli è un bellissimo esercizio per l'armonia. Ripeto, si possono fare delle cose veramente, veramente belle, basta sbizzarrire la propria creatività. Provate a crearvi i vostri timbri da pattern, dopodiché sperimentate anche sulla stoffa quest'estate con i pareo. Magari se vi va ne faremo uno insieme, compro del lino, compro un bel legno e scolpiamo un bel timbro per fare un bel pareo. Fatemelo sapere se vi interessa, lasciatemelo tra i commenti qua sotto, e soprattutto se questo genere di video vi piace fatemelo capire con un pollice in su e una condivisione sulle vostre pagine Facebook. Aiutatemi sempre a far crescere questo canale che vuole diffondere l'arte e la bellezza. Nel mio piccolo faccio del mio meglio. E quindi ragazzi, vi lascio alle foto con anche altri esempi e noi ci vediamo subito dopo. Un grande bacio! Visto che è facile creare fantasie stupende ripetendo dei moduli, io vi suggerisco di usare questi tappetini in silicone. I miei li ho comprati da Tiger a 2 euro se non mi sbaglio, costano veramente pochissimo, ma li trovate anche nei negozi di belle arti. Potete crearli anche con il linoleum, quindi sviluppate la vostra creatività. Sbizzarritevi, create i vostri pattern per biglietti, carte da lettera, tessuti, tutto quello che la vostra fantasia suggerisce. Dopodiché fatemeli vedere postandomeli sulla mia pagina Facebook Arte per te, oppure taggandomi su Instagram. Io verrò da ognuno di voi a vedere i vostri lavori scaturiti dai suggerimenti di Arte per te, e noi ci ritroviamo sia sui miei altri canali Due Cuori Una K e Ombretta, ma soprattutto ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto,
Alla prossima volta, ciao!